L'altro giorno siamo stati, come voi sapete, a Palazzo Chigi per un incontro molto importante, molto complicato e anche molto duro nei contenuti sulla città metropolitana. Ho colto l'occasione per invitare il Presidente del Consiglio e il nuovo Ministro delle Infrastrutture a Napoli per il 16 maggio, che è la data che avevamo fissato per l'arrivo dei treni della linea 1 a Piazza Municipio e l'inaugurazione della piazza del municipio. Ieri il Presidente del Consiglio l'ha annunciato in conferenza stampa ai margini dell'approvazione del DEF in Consiglio dei Ministri. Quello che voglio sottolineare è quanto la città di Napoli, insieme alle istituzioni competenti, Regione, Governo e Bruxelles, abbia fatto sulla metropolitana. Noi abbiamo avuto un risultato di cui rivendichiamo un impegno straordinario, che è quello del finanziamento che è stato messo in DEF, nel DEF del completamento della linea 1 e della linea 6. Cioè, grazie al lavoro che abbiamo fatto, soprattutto negli ultimi tempi, e voglio sottolineare con l'impegno enorme che tutto il comune, insieme ai lavoratori, alle lavoratrici della metropolitana, delle nostre aziende, hanno messo in campo, siamo risultati credibili, tanto è vero che oggi la metropolitana di Napoli è considerata una delle principali opere pubbliche vere, serie del nostro paese. Quindi abbiamo avuto non solo il completamento del finanziamento di tutta la linea 1, che ci consente di andare in accelerazione importante nei prossimi mesi, ma soprattutto il completamento, che non era affatto scontato, della linea 6 fino a Bagnoli. Quindi io credo che questo è un risultato molto importante, a testimonianza della validità del nostro lavoro, delle aziende che stanno lavorando, dell'impegno e dei sacrifici dei lavoratori, delle lotte anche che sono state messe in campo per un'opera che è strategica per Napoli e per il Paese. Quindi sono veramente soddisfatto. In questo caso, devo dire, la collaborazione tra istituzioni, in particolare tra la città di Napoli e il governo, è stata molto molto importante. Tra me e il Premier Renzi non ci sta. Non è che c'è la guerra, noi siamo istituzioni. Come ho sempre detto, il sindaco di Napoli ha ovviamente il dovere, il diritto e la propensione a dialogare con tutti e soprattutto con le istituzioni più importanti del nostro paese come il governo. Però noi siamo persone e siamo istituzioni completamente libere e autonome. Quando ci sono cose che non vanno, le diciamo con molta franchezza, con molta chiarezza, con molta forza nel rispetto delle altre istituzioni. Col Presidente del Consiglio ci sono divergenze sempre maggiori, quindi non c'è, diciamo, nessun tipo di avvicinamento politico né col Partito Democratico né con il Presidente del Consiglio. Su Bagnoli si consuma e il Presidente del Consiglio vuole consumare una rottura istituzionale di cui francamente non c'è alcun bisogno. Sulle posizioni politiche complessive siamo molto diversi, basta vedere le lesioni dei diritti che produce quotidianamente questo governo, dal Jobax ad altro, a invece le attività che noi mettiamo in campo nel cercare di salvaguardare i diritti, ai tagli, potrei aggiungere ai comuni e alle città metropolitane che tradiscono anche il precedente ruolo del Presidente del Consiglio che è stato sindaco, quindi potrei continuare. Però no, la voglio far lunga, non vi voglio tediare, nel senso le divergenze, i solchi politici sono forti, anche istituzionali, però noi dialoghiamo sempre, come ho dialogato l'altro giorno, e credo che sia importante che per la metropolitana invece si registra un punto di convergenza importante tra le istituzioni.